Bentornati in casa Cassandra. Allora, in realtà già avevo quasi iniziato a truccarmi, ho detto vabbè facciamo un video perché da tempo che non lo faccio, magari così perché mi va. Allora, ho messo l'Instant Anti-Age, il cancella età della Maybelline, questo è nel colore 00 Ivory, è la nuova formulazione presumo perché non è coprente come quello che avevo prima, che sarebbe questo qua. Si chiamava sempre Instant Anti-Age, però praticamente era nella confezioncina diversa. Io sono convinta che abbiano cambiato formulazione perché non copre più le occhiaie. Sarà che magari ho scelto anche un colore non proprio adatto alla mia pelle. E stavo facendo la piega dell'occhio praticamente con questo colorino qui al centro, che ormai è usato e strausato, anche se non si direbbe. Niente, come sapete, vabbè, faccio video con davvero cioè, faccio video raramente perché non ho più tempo, perché non ho più voglia e perché mi sto concentrando sinceramente di più su Instagram, che mi piace di più come social perché ho molto più riscontro, posso parlare meglio anche con le persone, quindi. Vabbè, al solito mi trovate come home Cassandra su Instagram, appunto. Allora, adesso cosa andiamo a fare? Cosa andiamo a fare? Mi vado a mettere un pochino di mascara in modo tale che blocco le ciglia, perché ho scoperto che, visto che io sono una schiappa a mettere l'eyeliner, se blocco un pochino le ciglia col mascara, si irrigidiscono e la linea mi riesce meglio. E quindi vado a fare questa operazione. Chi come me si mette il mascara con la bocca aperta? Fatemi sapere con un commento perché io mi metto il mascara così. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Adesso andiamo appunto a fare la linea d'eyeliner con questo eyeliner in gel della Kiko. Penso Lasting Gel non ce n'è, non c'è colore. Non trovavo il pennellino, io uso questo qui che l'avevo trovato in un kit sempre di un eyeliner in gel della L'Oreal, che secondo me è nettamente superiore a questo eyeliner perché questo è troppo lucido mentre quello andava bene. E adesso proviamo a mettere l'eyeliner mentre mi guardo qui. Quindi sarà una prova molto difficoltosa. Vabbè, l'ho fatto un po' grosso, un po' spessa. La linea. Sentite, siccome devo andare al lavoro, evitiamo di fare papocchi. Ritorno appena mi sono messa la linea d'eyeliner. Dopo aver fatto queste due linee d'eyeliner differenti, perché non avendo la mano dritta mi accontento così, vado ad applicare la mia BB Cream, la Daily Perfection Protection, quale Perfection? Della Kiko, lo 02 Porcelain. Allora, in pratica lo vado a mettere in questo modo. Poi con la spugnetta bagnata, io uso questa qui della D&M, la vado a stendere in tutto il viso. Potrei stenderla con le mani, ma noto che non copre bene, non si stende benissimo con le dita. Io poi sono abituata o a spugnette o pennelli perché mi viene tutto sempre molto più semplice. E quindi mi vado a mettere il tutto. Dei prodottini che ho trovato in un negozio dove vendono prodotti sia per parrucchieri che per estetiste, però praticamente è anche aperto al pubblico e avevano tutto uno stand della Wet n Wild. Peccato che non c'erano né mascara né il rossetto che piaceva a me, perché comunque penso che già la gente abbia fatto incetta. Come vedete, in pratica le occhiaie non vengono per niente coperte. Andiamo a stendere un velo di BB cream. Però ho trovato delle palettine
che tutto sommato non sono male male dei mattoni che in realtà non colorano. Peccato perché hanno dei colori belli. Le palettine, cioè la palettina ne ho presa una e poi ho preso due ombretti di quelli sfusi, il tutto a 1 euro, cioè ciascun pezzo 1 euro. Quindi mentre aspetto che un pochino si asciuga appunto la base, vi faccio vedere, o si setta come si dice qui nel gergo youtubiano, vi mostro queste cosine. Allora, ho preso questi due matitoni, Idolize. Questo è un color celestino, il colore è Electro e 131, mentre l'altro è più su un viola con dei riflessi blu, bellissimo, ed è il Techno e 133, solo che come potete notare già la punta se n'è andata, io ho provato a stenderlo su tutta la palpebra sfumandolo, però praticamente capite bene che per 1 euro. Io non so quanto costano in realtà, però non colorano. Poi ho preso questo bellissimo colore, che è un blu elettrico. La bimba piange in sottofondo. Questo colora bene, mi piace davvero molto. Questo si chiama Lagoon ed è l'E254B. Poi il mio preferito, aspettate che lo prendo, è questo qui, che comunque è un colore che io uso tantissimo, si chiama Noisette ed è l'E252 sempre B, non riesco ad aprirlo, ed è un color penso taupe, però ha al suo interno delle iridescenze dorate barra rosate che a me stanno davvero molto bene. Mi lavo le mani e torno. In pratica la fotocamera si era bloccata, comunque stavo iniziando ad applicare il resto del colore sugli occhi. La palettina che vi dovevo mostrare è questa. Si chiama E381B Sweet as a Candy Bonbon du Bonbon. E ha questi colori molto classici, bianco panna, marrone e rosa. Il marrone scrive meno, sono tutti, diciamo, un po' shimmer. E ho applicato appunto questo bianco all'interno dell'occhio. Ora volevo mettere un pochino di Noisette su tutta la palpebra. Se ci riesco, ce la posso fare. Porcaccia la miseriaccia. Ok. Appunto, lo metto qui. E ha questo colore fantastico, a mio parere. In realtà volevo se nel frattempo appunto la base si è asciugata. Aspettare. Perché mi vedo sempre un pochino lucidina. Ok, dopodiché vado a mettere un pochino, vado a disegnare un pochino le sopracciglia con la matita, questa è della Yves Rocher. Ora vi dico il numero, ma dovrebbe essere quella più scura. Si è cancellato, però mi ricordo che comunque dovrebbe essere tipo un dark brown, una cosa del genere. Calcolate che appunto è la più scura in assoluto perché col fatto che io sono castana scura, questo colore per me è perfetto. E per finire vado ad applicare il mio blush preferito, cioè che io userò penso a vita sempre questo anche se ne compro altri. È sempre dell'Ivre. Ed è il 3 Bois de Rose, è questo colore qua che mi permette di non usare neanche la terra perché comunque è un colore molto naturale e anche se esagero mi illumina bene, cioè nel senso mi illumina bene, cosa voglio dire? Lo trovo molto naturale e mi piace davvero tanto perché comunque come notate i miei make-up non sono mai troppo eccessivi. Io il contouring lo faccio solo se ho un'occasione davvero molto particolare. Avendo fatto questo, piego le ciglia e metto ancora un po' di mascara, visto che quella era semplicemente una passata. Questo mascara della, come si chiama, della Kiko non è male perché notavo che è abbastanza, cioè si può stratificare. Non fa delle ciglia pazzesche, dato che comunque io ho sempre le ciglia molto molto sfigate.
Però tutto sommato, praticamente se lo lavoro abbastanza mi fa delle belle ciglia. Capisco perché mi brucia. Vabbè. Ah, questo scovolino qui. La cosa bella è che anche se io mi trucco a ora di pranzo quasi, la sera praticamente è lì, quindi non si sgretola, non fa grumi, ha una buona consistenza, devo dire. Io adesso andrò a mangiare, quindi non metterò il rossetto, però se volete, cioè se volete, ho pensato di farvi vedere sia come mi vesto oggi che cosa metterò come rossetto, che ormai uso sempre e solo lui. Dovrei andare a comprare altri colori alla Wycon, però non so quando ciò possa accadere mai. Niente, io ho i capelli mossi, o quel che rimane del mosso. Devo dire che da quando ho trovato questa soluzione i capelli mossi mi durano davvero tanto. Quindi se vi interessa come li faccio io, fatemelo sapere, mandatemi, cioè scrivetemi qui giù con un commento e vi farò magari un video dove vi mostro come li faccio così. Ora vi mostro come sono vestita. In pratica ho scelto questa maglia, mi metto di qua, è una maglia come potete vedere nera a fiori, semplicissima, scollo normalissimo, manichetta corta ma abbastanza lunghetta, e poi ho messo questi pantaloni neri da palazzo. Le scarpe sono pure a fiori, però diciamo che non è che ci siano più di tanto, però col fatto che fuori mi sa che a momenti si mette a piovere, non è il caso di mettere i sandali. Vediamo se riesco a farvi vedere com'è vestita la bimba. Allora, lei nel frattempo scappa, come potete notare ha questo vestitino a righe, bianco e blu, e poi leggings abbinati. Il vestito è di Serge & Mayer. Devo dire che io con questa linea mi ci trovo benissimo. Lei nel frattempo fruga giocattoli.